Nel corso delle ultime settimane i mercati azionari europei hanno recuperato parte del terreno perduto, dopo che a settembre erano stati toccati nuovamente i minimi già visti nel mese di agosto, su rinnovate paure di deterioramento della congiuntura globale, a cui si sono aggiunte le incertezze legate alla decisione della Fed di rinviare il rialzo dei tassi. Sono in questo periodo in corso di pubblicazione i dati trimestrali relativi appunto al terzo trimestre dell'anno e possiamo provare a fare un primo punto sulle tendenze che stanno emergendo. Nel settore dei consumi è senza dubbio evidente il rallentamento estivo, in modo particolarmente accentuato nel comparto dei beni di lusso e soprattutto per quanto riguarda la domanda cinese e in maniera più sfumata per quanto riguarda i consumi di base. Riteniamo comunque sempre valido il tema di investimento di lungo periodo basato sull'idea che i consumi crescano nei paesi emergenti, sostenuti dall'affermazione di una nuova classe media e di modelli di consumo occidentali. Anche nei settori industriali, le trimestrali in corso di pubblicazione danno evidenza del peggioramento della congiuntura. In questo caso, però, la debole domanda cinese non è una novità, ma un dato di fatto con cui le società che vendono beni di investimento devono fare i conti da più di un anno. Il peggioramento estivo è in realtà in molti casi dovuto al calo della domanda proveniente dagli Stati Uniti. In linea generale, possiamo comunque dire che le discese dei prezzi viste nell'estate avevano in molti casi incorporato aspettative particolarmente caute. Infatti, è ormai da parecchi mesi che le stime di crescita degli utili per il 2015 sono in calo ed incorporano ormai una crescita nulla. Considerata la volatilità del quadro macroeconomico globale, riteniamo ancora una volta che siano da preferire temi di investimento legati a trend di crescita strutturale e, in una qualche misura, alla ripresa della domanda domestica in Europa.